4 anni dal lancio, Audi Q2 si aggiorna, con un restyling che va ad affilare le linee e ampliare la dotazione tecnologica. Il SUV entry-level della famiglia Q si presenta con un design poligonale. Nonostante le dimensioni rimangano quasi invariate, le linee spigolose danno più carattere alla vettura. E dettagli come la calandra single frame e l'estrattore posteriore completano lo stile. Nelle versioni più lussuose, Advanced e S-Line, i più attenti noteranno le feritoie tra cofano motore e calandra, omaggio alla storica Audi Sport 4 del 1984. Per dare un nuovo sguardo alla vettura arrivano i fari full LED nella dotazione di serie e su richiesta i più tecnologici Matrix. All'interno il piccolo SUV dei quattro anelli non si stravolge, aumenta la dimensione dello schermo di infotainment e si amplia la dotazione di serie sia per quanto riguarda la connettività che la sicurezza. Nuova Audi Q2 è già ordinabile, con l'uscita programmata in Italia nel mese di novembre. Al lancio è prevista un'unica motorizzazione, la 35 TFSI con 150 cavalli di potenza a benzina, abbinabile al cambio manuale o al rinomato S-Tronic a doppia frizione, con prezzi a partire da quasi 30.000 euro. Per moderare i consumi è stata introdotta la tecnologia Cylinder on Demand, che spegne automaticamente due cilindri quando non è richiesta particolare potenza. Entro la fine dell'anno Audi promette altre varianti a benzina ed anche un diesel con basse emissioni di ossidi d'azoto.